Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura la sanità, perché ci sono ancora polemiche relativamente alla chiusura dei piccoli ospedali e al nuovo piano sanitario regionale. Il movimento Avanti Tutte è fortemente critico, infatti, nei confronti del piano predisposto dall'assessore alla sanità Nicoletta Verì. Denuncia che l'intenzione è quella di depotenziare i piccoli ospedali e di lasciare il centro Abruzzo sprovvisto di assistenza sanitaria. Intanto il movimento si prepara a scendere nuovamente in piazza, nel mentre continua la polemica a distanza tra la Verì e l'ex assessore alla sanità Silvio Paolucci. Vediamo tutto nel servizio di Giuseppe Dintino. Verranno ancora depotenziati piccoli ospedali. La denuncia è del Movimento Avanti Tutta per la salvaguardia dell'ospedale di Popoli. Il movimento è rimasto molto deluso, ha fatto sapere tramite un comunicato stampa, dall'esposizione del piano sanitario fatto dall'assessore regionale Nicoletta Verì. Mentre si organizzano i super ospedali dei capoluoghi di provincia, vi è il maldestro tentativo di indorare la pillola a Popoli con la riabilitazione, certamente gradita alla cittadina in provincia di Pescara, ma che era già stata promessa da tutti gli assessori alla sanità che si sono susseguiti negli anni. Considerato che l'alta specializzazione in riabilitazione è prevista e mai realizzata da sempre, denuncia il movimento, per Popoli la Verì non aggiunge nulla. Hanno presentato lo stesso piano della giunta precedente. In questo caso l'assessore Verì, con un lavoro di onestà intellettuale che le va riconosciuto, ha semplicemente preso atto degli indicatori della norma nazionale, ha applicato la norma nazionale alla nostra regione, ha allargato le maglie per quanto possibile e ha scoperto che l'assessore Paolucci aveva già allargato al massimo le maglie. Il problema invece non è tanto in questo caso dell'assessore Verì, ma delle balle elettorali di Salvini, Di Maio e 5 Stelle. Dal piano sanitario inoltre emerge che si proroga il punto nascita a Sulmona, che probabilmente non potrà essere supportato in futuro in quanto si declassa poi tutto l'ospedale. Mentre l'ospedale di Popoli continua a fornire assistenza alla popolazione che l'ospedale di Pescara non riesce a gestire, è chiara la volontà, secondo Avanti Tutta, di chiudere il presidio popolese. Soprattutto poiché questo da sempre intacca i guadagni delle cliniche private, che riceverebbero un bel regalo se la popolazione del centro Abruzzo rimanesse sfornita dell'assistenza sanitaria. L'assessore Verì mi ha già risposto a un'interrogazione precisando che non solo non ci sono debiti, ma che il conto economico è in linea con il piano approvato dai due ministeri. Peraltro, aggiungo che non è che non ci sono risorse in cassa, ce ne sono fin troppe. Nel silenzio del governatore Marco Marsilio, che durante la sua campagna elettorale aveva sottoscritto il documento di Avanti Tutta, il movimento avverte che se nulla cambierà, chiamerà tutti i cittadini a tornare in piazza. Le problematiche ci sono anche in Molise per quanto riguarda la sanità, problemi che si rifletteranno anche nella nostra regione. L'ospedale Caldarelli di Campobasso infatti ha sospeso per mancanza di personale l'attività operatoria per le emergenze neurochirurgiche. L'ASREM, società che si occupa, appunto l'agenzia che si occupa della sanità molisana, ha comunicato al direttore generale della ASL di Teramo, Roberto Fagnano, che i pazienti verranno dirottati all'ospedale di Teramo. Vediamo il servizio di Giovanni Minicozzi. Ancora caos e disorganizzazione nel sistema sanitario regionale. È di queste ore infatti l'ultima drammatica novità che riduce ulteriormente i servizi dell'ospedale Caldarelli di Campobasso. Forse per carenza di personale medico specializzato, i vertici dell'ASREM, Gennaro Sosto, Antonio Lucchetti e Antonio Forciniti, hanno comunicato la sospensione dell'attività operatoria di neurochirurgia in emergenza, che non può essere più assicurata dal presidio ospedaliero di Contrada Tappino. Per tale motivo i tre responsabili dell'ASREM hanno deciso di inviare una nota al direttore generale dell'azienda sanitaria di Teramo, guidata da campobassano Roberto Fagnano, e per conoscenza ai commissari Angelo Giustini e Ida Grossi e al direttore generale della salute Lolita Gallo. Con tale nota Sosto, Lucchetti e Forciniti hanno comunicato l'impossibilità di fronteggiare le emergenze neurochirurgiche nel Molise. Pertanto i pronto soccorso dell'ASREM possono indirizzare tali emergenze all'unità operativa di neurochirurgia dell'ospedale di Teramo.
Questo è il contenuto della stringata nota inviata al direttore generale Roberto Fagnano senza preventivo confronto e senza ulteriori spiegazioni. È probabile che la ASL di Teramo abbia tutto l'interesse ad accettare per incrementare la mobilità attiva, ma l'operazione è ad alto rischio poiché è difficile che i casi di emergenza vera possano raggiungere Teramo in tempi utili per salvare la pelle. Infatti, la percorrenza tra la zona centrale del Molise e l'ospedale di Teramo è di circa 3 ore, qualcosa di meno per il Basso Molise e molto di più per la provincia di Isernia. Peraltro, il nosocomio abruzzese è dotato di elicottero per le emergenze e di pista di atterraggio, ma nella nota inviata dall'ASREM non è specificato niente di tutto questo. Ora i molisani vogliono sapere per quale motivo è sospesa l'attività neurochirurgica in emergenza al Cardarelli, se è ancora valido il protocollo d'intesa con Neuromed, se è previsto il servizio di elisoccorso per collegare rapidamente il Molise all'ospedale di Teramo e qual è il piano di emergenza del sistema sanitario regionale. Considerato che il parto e altri interventi minori si possono programmare, mentre l'ictus e l'infarto arrivano all'improvviso, è necessario dotarsi di un piano serio per queste emergenze, sperando che nel mese di agosto non chiuda per ferie anche la ex cattolica che assicura gli interventi cardiochirurgici. Cambiamo argomento, le terme di Caramanico sono tornate all'attività da una decina di giorni, ma non si placano le polemiche con il centro-sinistra che parla di immobilismo della regione nonostante la disponibilità di fondi. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Perché fino ad oggi non abbiamo visto assolutamente nulla, nonostante un'interpellanza presentata in Consiglio regionale, una risoluzione presentata e una serie di incontri che ci sono stati. Oggi le terme di Caramanico, che sono riaperte dal 15 luglio, lo sono soltanto per l'imprenditore privato che le porta avanti e per i 40 dipendenti che a tempo ridotto e con un contratto molto molto ridotto anche nel numero dei mesi rispetto agli anni precedenti, con passione e dedizione porta avanti tutto questo. Dovete sapere che ieri abbiamo avuto notizie che ci sono problemi anche per quanto riguarda il voltaggio della corrente, insomma ci sono dei debiti, hanno lavorato addirittura con un generatore e continueranno a farlo fino al 31 di luglio, io spero fino al termine della stagione, però oggi dalla regione non abbiamo visto battere nessun colpo della Verì, il tavolo del Mise è fermo all'incontro del 3 aprile e non è stato portato il documento derivato da noi, Presidente Vicario Lolli dell'Agenzia Sanitaria Regionale, non sono arrivati 900.000 euro che pur abbiamo fatto rimettere sulla legge regionale 15-2002, che è la legge sul termalismo e che da 11 anni non veniva rifinanziata, non ci sono le 600.000 euro per le prestazioni sanitarie e non è ancora arrivato il milione, cioè il secondo lotto che riguarda la piscina. Per quanto riguarda questo finanziamento di 900.000 euro sulla legge del termalismo, fra l'altro era 11 anni che non veniva finanziata questa legge, fondo disponibile fino nell'ultima legge di stabilità regionale, che è a beneficio del sistema, ovvero dei cittadini, degli utenti, non del privato, ma che comunque unitamente alla possibilità attraverso l'approvazione di un documento predisposto dall'Agenzia Sanitaria Regionale e fatto proprio dalla vecchia amministrazione regionale il 1° febbraio 2019, potrebbe consentire l'utilizzo anche a fini riabilitativi di una parte di budget, se vogliamo consistente, di 600.000 euro che non riesce a essere speso. Proseguiamo con il nostro giornale. Operativo dai primi di luglio l'ufficio intercomunale che si occupa di intercettare fondi europei e nazionali promosso da 5 comuni della Costa dei Trabocchi e del bacino del Feltrino. L'obiettivo è di incrementare le risorse finanziarie del territorio. Vediamo. 5 comuni, lo sguardo rivolto all'Europa, tutti insieme per intercettare fondi nazionali, ma soprattutto europei, nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile. Infatti operativo dai primi di luglio l'ufficio unico per la programmazione e la progettazione dei comuni del bacino del Feltrino e della Costa dei Trabocchi, che unisce il comune di San Vito, capofila, con Frisa, Treglio, Rocca San Giovanni e Fossa Cesia. Ai 5 enti la regione ha concesso un finanziamento di 70.000
10.000 euro per la gestione dell'ufficio sovracomunale. Due qualificati europrogettisti avranno il compito di progettare e accedere a finanziamenti comunitari, nazionali e regionali per incrementare le risorse e sviluppare il territorio dal punto di vista storico, ambientale, naturalistico, sociale, economico e culturale. Il sindaco di San Vito, Emiliano Bozzelli. Finalmente, dopo una selezione che è durata qualche mese, l'ufficio è operativo. Abbiamo individuato i due esperti come da progetto e come da bando poi pubblicato, un esperto senior e uno junior, al servizio dei cittadini indirettamente perché presteranno i loro servizi ai comuni direttamente che sono coinvolti in questo progetto, come abbiamo già detto in un'altra intervista, San Vito Chietino che è capofila, Frisa, Treglio, Fossa Cesia e Rocca San Giovanni. L'ufficio ha sede a San Vito presso il municipio, dove operano due esperti selezionati con dei bandi. L'iniziativa è della durata di 2 anni con possibilità di proroga. Lorenzo Rossi e Sara Rulli. A seguito di una carenza di specializzazione nella progettazione, quindi nel corretto utilizzo di questi fondi, spesso gli enti che partecipano o non riescono proprio a superare la fase di selezione oppure non riescono neanche a rendicontare quei finanziamenti che poi vengono accordati. Quindi ci auguriamo che l'ufficio unico possa essere uno strumento utile sia per i singoli comuni ma anche per la collettività. Cosa molto interessante sarà quella della messa online a brevissimo di un sito internet dedicato all'ufficio unico dove sarà possibile per tutti i cittadini sia vedere che cosa fa l'Unione Europea per tutti noi, vedere quali sono le possibilità aperte ai singoli individui, alle imprese e vedere che cosa con i comuni noi stiamo mettendo poi in atto. Il comune di Cerchio ha vinto un ricorso contro il Ministero dei Trasporti e Strada dei Parchi, concessionaria di A24 ed A25. Vediamo di più nel servizio di Luca Pulsoni. Un passo storico ed importante verso la messa in sicurezza dell'intera rete autostradale. Il sindaco di Cerchio, Gianfranco Tedeschi, non fa mezzi giri di parole commentando la sentenza del Consiglio di Stato che obbliga il Ministero dei Trasporti, mediante provvedimento espresso, a porre in essere il piano economico finanziario entro il 30 ottobre 2019 per la messa in sicurezza del viadotto di Cerchio lungo la A25. Con la sentenza è arrivata anche l'ordinanza da parte del Tribunale di Avezzano che impone al Ministero e alla concessionaria Strada dei Parchi l'esecuzione degli interventi straordinari volti a prevenire il rischio sismico. Provvedimenti che scrivono un nuovo capitolo nella messa in sicurezza autostradale e che conferiscono agli enti comunali una responsabilità elevata e primaria. La straordinarietà sta nella puntualità di come questa ordinanza ha inquadrato perfettamente la problematica. Laddove c'è un'infrastruttura che traccia un territorio comunale, il sindaco ha la competenza e il dovere di verificarne la sicurezza. La sentenza del Consiglio di Stato, giunta lo scorso 17 luglio, è arrivata dopo che il Comune di Cerchio era intervenuto in un giudizio pendente tra MIT e Strada dei Parchi. Lo stesso Comune marsicano aveva presentato poi ricorso presso il Tribunale di Avezzano dopo aver appurato, tramite dati tecnici forniti dalla stessa concessionaria, l'inadeguatezza sismica del viadotto. Adeguamento e revisione del PEF doterebbero la concessionaria Strada dei Parchi delle risorse finanziarie per attuare questi provvedimenti che sono straordinari nell'ottica della tutela dei cittadini e della tutela dei territori. Mi pare che sia un provvedimento di importanza diciamo straordinaria. Ecco. Ora l'auspicio di Tedeschi è quello che prevalga il buon senso e che sia il Ministero che Strada dei Parchi non presentino ricorso, anche se legittimate a farlo, per far sì che vengano rispettati i provvedimenti. Andiamo avanti e andiamo a vedere la conferenza stampa che si è tenuta questa mattina dei vertici regionali e locali del Partito Democratico che hanno trattato l'argomento dei fondi a dir loro scippati per la realizzazione della strada che collega Loreto a Prutino a Penne, fondi che erano previsti nel master plan. Il servizio è di Vestina News.
Ennesimo scippo della giunta Marsiglio al territorio pescarese. Infatti la strada Loreto-Penne, finanziata nel masterplan per un totale di 7 milioni di euro nella scorsa giunta d'Alfonso, ad oggi si trova con zero fondi e con molta probabilità l'arteria che dovrebbe diminuire la distanza di percorrenza dei piccoli centri al capoluogo adriatico resterà un'utopia per il popolo vestino. La nuova giunta regionale, denunciano i rappresentanti del PD regionali e locali, con tre delibere di giunta hanno svuotato le tasche del masterplan per finanziare gli asfalti riguardanti le tappe abruzzesi del Giro d'Italia 2019 e l'ultimo dei tre ponti sul Saline. Io quando mi insediai da Presidente della Provincia nel 2014, il primo atto che feci fu di dire alla ANAS che quella era un'opera prioritaria per la provincia di Pescara. Da lì in poi, anche con la programmazione Masterplan, ho richiesto al Presidente D'Alfonso di continuare a investire risorse per come ce lo chiedeva ANAS, per fare sì che l'opera fosse definitivamente realizzata. È qualcosa di spiacevole apprendere oggi questo scippo non autorizzato dai territori dell'area vestina, perché la verità è questa, e gli enti locali devono far sentire le loro attenzioni rispetto alla priorità assoluta della Maremonti. Ma io la conosco perché ci ho lavorato per trovare le risorse, attivare le idonee progettazioni, raccogliere i pareri. Sono stato anche giuridicizzato dall'autorità penale, adesso mi trovo nella comoda condizione di essere parte lesa e andrò fino in fondo, nel senso che sarò implacabile fino all'ultimo millimetro. Adesso si tratta di appaltare 37 milioni di euro più 6 milioni di euro nella direttrice Pescara Farindola Castelli Castel del Monte. Abbiamo un primo tratto per 37 milioni di euro che deve essere oggetto di cantiere. Io mi auguro che mai più la Regione Abruzzo prenda le risorse di questo paniere per la Loreto Penne, neanche se dovessero servire per comprare i pettini d'argento per le Vergini di Santa Rosalia. Tenete da conto che per garantire questo lavoro, quelle risorse, abbiamo assicurato un rango giuridico alla strada, rango di strada statale, in una fase nella quale quella strada doveva essere regionalizzata e provincializzata. E siamo di nuovo davanti a questo rischio, perché con le autonomie differenziate o autonomie regionali potenziate, quelle strade potrebbero tornare pazzescamente alla provincia di Pescara. Per cui bisogna fare in fretta. Adesso gli spettacoli, partiamo da Silvi, dove domani tornerà Mogol, lo storico paroliere di Battisti, e non solo, si racconterà in uno spettacolo intitolato Mogol, racconta Mogol, con storie, ricordi, impressioni ed emozioni legate alla sua produzione musicale. Lo spettacolo si avvarrà anche della tribute band di Mogol Battisti, Prendila Così, composta da Paolo De Carolis, che è il frontman, Flavio De Carolis e Marco Salvatore alle chitarre, Andrea Micarelli alle tastiere, Alessandro Chiaveroli al basso e Francesco Troiano alla batteria. Ad intervistare Mogol sarà il giornalista Valerio De Carolis. Al termine dello spettacolo, attorno alle 23, è previsto anche un salotto nello stesso luogo con la partecipazione dei principali protagonisti della vita cittadina silvarola, che racconteranno al cospetto di una troupe televisiva le storie, i fatti, le curiosità, grazie anche ad un attento lavoro di recupero di immagini e filmati del tempo. Andiamo avanti con le iniziative, ci spostiamo ai Prati di Tivo, cena in cabina, e questa l'iniziativa davvero particolare che si terrà sfruttando la potenzialità della cabinovia, che sta riscuotendo in questa estate un buon successo di pubblico. Vediamo. È un modo per far parlare in bene dei Prati di Tivo. Si è creata una squadra veramente importante tra me e Antonio e tanti operatori di Prati di Tivo, molto molto positiva, e questo ha cambiato subito l'aspetto della montagna. Veramente, sì, oggi ci sono tantissime presenze ai prati, infrasettimanale abbiamo un'affluenza grandissima, inaspettata. La Seggio Cabinovia sta camminando dalle 8.30 alle 18, sempre, ininterrottamente, tutti i giorni. Tutte queste idee che con Antonio stiamo mettendo, e con Valeria della Cantina dell'Orso e con tutti gli altri operatori stiamo portando avanti, fa sicuramente bene a Prati di Tivo. Abbiamo fatto una campagna bellissima pubblicitaria da Ancona a Pescara, di volantinaggio, di vele e di buoni sconti, partita 4-5 giorni fa, anche 2 giorni fa Teramo era invasa dai volantini di Prati di Tivo. Tutto viene dal privato.
La politica sta gestendo i problemi di manutenzione in Obelix e dovrà affidare per l'inverno, ma quest'estate c'è un'area ai Prati di Tivo magnifica. Una novità per l'Abruzzo in generale, una cena, verrà fatta questa cena utilizzando la seggio cabinovia dei Prati di Tivo, la cena durerà un'ora, si cenerà in movimento potendo ammirare veramente il ristorante più panoramico che ci avremo quest'estate in Abruzzo. Questo tipo di cena è nato in collaborazione tra operatori e il gestore degli impianti, in questo caso partiremo il 3 agosto con il Ticucino, poi avremo il 10 agosto la cantina dell'Orso, 10 e 20, e il 24 agosto di nuovo Ticucino con la cantina Trappie, quindi avremo una degustazione di champagne anche in quell'occasione e poi infine il 31 agosto sempre la cantina dell'Orso. Chiaramente la prenotazione è obbligatoria, ci sarà un menù fisso, si può contattare per quanto riguarda le cene che gestisco io al mio indirizzo mail antonio@pratidivo.it o telefonicamente col numero sulla locandina e lì verranno spiegate tutte nei dettagli le varie le farle. La cena dura un'ora. Prevede appunto la cena in movimento, poi il caffè verrà, il dolce, il caffè verrà fatto un buffet fuori il piazzale della Madonnina in quota 2000, dove ci sarà anche uno spettacolo musicale e video, molto soft e dove si potrà ammirare quello che si può vedere, che raramente si può vedere di notte. Per il sesto anno consecutivo la nostra redazione del TG6 è stata insignita del premio Simpatia, la cui cerimonia di premiazione si svolgerà lunedì prossimo 29 di luglio a partire dalle 20:45 nella cornice del Teatro del Mare di Montesilvano. La nostra emittente però è stata premiata anche per altre due sue produzioni, la storica trasmissione di Diretta Stadio condotta da Andrea Costantini che segue minuto per minuto le partite di campionato delle squadre abruzzesi. Inoltre è stata premiata anche la trasmissione Riconosciamoli condotta da Riccardo Clinco che porta nel piccolo schermo volti noti e meno noti della nostra regione. Il premio Simpatia, nato nel 1980, è organizzato dall'Associazione Culturale Italia E e sarà presentato da Elena Costa, direttore responsabile della rivista Italia E Magazine, con la partecipazione di Pino Costa e Daniela Smarrella. Domani ci sarà l'ultramaratona del Gran Sasso, tutto pronto per l'edizione 2019, saranno 550 i partecipanti. Ai nastri di partenza il servizio di Germana D'Orazio. Con 50 km nel magnifico paesaggio del Gran Sasso torna l'ultramaratona, giunta alla nona edizione, i punti cardine di questa manifestazione, il rispetto per l'ambiente prima di tutto, la collaborazione tra le associazioni e la qualità della manifestazione. Che numeri ci saranno per questa edizione 2019? Allora, i numeri sono molto importanti, che ci collocano quasi al terzo posto a livello italiano nelle ultramaratone, quindi ultramaratone parlo di 50 chilometri. I numeri sono 550 iscritti. Purtroppo, sempre per la qualità della manifestazione, ho dovuto a tutti i costi bloccare il numero delle iscrizioni, anche perché facciamo una medaglia molto importante che è tutta dipinta a mano e chiaramente l'artista che si chiama Aurelia Persico a fare delle medaglie in più per 100 persone in più incomincia a essere un problema e questo ci ha un po' bloccati, ma soprattutto per la qualità della manifestazione che ci ha dato la forza negli anni alla fine. E infatti il numero si vede di quelli che mi danno una mano, che sono le società quasi le più importanti, insomma, abruzzesi, come la Runners Pescara, la Tocco Runners, Let's to Run, Podistica Alternativa, Vini Fantini, quindi organizzare i ristori è un qualcosa di una 50 km, è qualcosa veramente di complicato. Grazie a loro riusciamo a portare questo evento in Abruzzo. Per noi è un lavoro bellissimo come sempre perché ci dà l'occasione di ospitare un evento della WISP regionale ma che poi ha una rilevanza assolutamente nazionale e ci dà modo di far vedere casa nostra, di far vedere le nostre ricchezze, le nostre bellezze.
Siamo contenti che un evento regionale venga su quello che viene definito il Tibet d'Abruzzo, perché vuol dire che effettivamente la qualità dei posti c'è. Cerchiamo di dare noi anche supporto a livello organizzativo per tutto ciò che può servire, collegamenti, contatti, logistica, quello che può essere utile, e come WISP appunto ci mettiamo a disposizione di chiunque decida di organizzare qualcosa da noi, con noi e per noi. Perché il binomio sport e turismo è un binomio perfetto, in questo caso ci si abbinano tante altre cose, perché oltre alle bellezze ambientali abbiamo anche bellezze dei borghi, si parte da Santo Stefano che ha una storia, una tradizione, ci sono la nostra bellezza enogastronomica, è un territorio che ne offre tante. E ogni volta che vengono fatte queste manifestazioni successivamente abbiamo un ritorno di turismo dovuto a famiglie che vengono e ci dicono che hanno conosciuto questi posti grazie al marito o alla moglie che hanno fatto la gara, e quindi ben venga, un turismo a costo zero per noi comuni. L'organizzazione è super collaudata, ormai c'è una sinergia tra pubblico, tra associazioni e soprattutto tra operatori, quindi diciamo che andremo forte. Adesso la pagina dello sport, partiamo dal calcio di Serie B, parliamo chiaramente del Pescara, ritiro di Palena agli sgoccioli, domani mattina alle 9.30 la squadra disputerà una partitella in famiglia, dopo la quale ci sarà il rompete le righe, la squadra usufruirà così di 2 giorni di riposo e poi tornerà ad allenarsi mercoledì al Poggio degli Ulivi. Prossima amichevole fissata per domenica 4 contro il Pineto, allenato dall'ex Massimo Epifani. Di questi giorni di ritiro abbiamo parlato con il giovane difensore biancazzurro Alessandro Celli, rientrato dal prestito Alfano, sentiamolo. Alessandro Celli, altro volto nuovo del Pescara, ma non nuovissimo, perché lo scorso anno avevi fatto la preparazione con il Pescara, pensavi forse di restare, poi c'è stata questa cessione Alfano, torni questa volta per restare in biancazzurro? Beh, sicuramente sì, il mio obiettivo è rimanere. E lo scorso anno, sì, come hai detto te, ho iniziato qui, ho fatto solamente i primi giorni e poi sono stato ceduto in prestito, però cioè, non l'ho presa come una cosa negativa, anzi è solamente stato un motivo di orgoglio anche per fare un altro anno di esperienza e arrivare ancora più pronto quest'anno. In organico ci sono diversi centrali, Campagnaro, Scognamiglio, Bettella, potrebbe esserci posto anche per te? Beh, io lo spero, sicuramente darò il massimo, darò il 100%, anche per mettere in difficoltà il mister, e poi vediamo quello che arriverà. Siamo in pieno mercato, le trattative si chiuderanno il 2 settembre, da qui ad un mese può accadere di tutto, tu ovviamente speri di restare. Sì, sì, io ovviamente spero di rimanere anche per dare il mio contributo alla squadra e tutto quanto, però sì, come hai detto tu, può succedere di tutto, ma come ho detto prima darò il 100% per mettere in difficoltà tutti quanti. Conosci un po' l'ambiente, conosci Pescara, conosci i tifosi, non conoscevi probabilmente Luciano Zauri, il tecnico, due parole proprio sull'allenatore dei biancazzurri. No, parole molto positive direi, il mister ci sta dando delle idee, ci sta trasmettendo delle idee, noi stiamo facendo di tutto per metterci a disposizione e dare il 100% e trasmettere in campo quello che il mister trasmette a noi. Dicevamo prima della concorrenza anche agguerrita in difesa, qualche tuo compagno ti sta dando anche qualche consiglio, per esempio Campagnaro, anche se è arrivato da poco? Beh sì, è arrivato da poco, ora comunque sta continuando il suo allenamento da solo a parte, visto che sono pochi giorni che è arrivato, anche per prepararsi fisicamente, però sì, i compagni comunque si mettono a disposizione, ti danno consigli, tutti molto bravi, sono molto contento di questo. Per il quinto anno consecutivo Palena ospita, lo abbiamo visto, il ritiro del Pescara. Il sindaco Claudio D'Emilio è soddisfatto poiché diverse squadre hanno fatto richiesta di poter svolgere una parte della preparazione precampionato nel centro del comprensorio Sangro Aventino. Campo e impianti annessi saranno occupati fino a metà settembre. Per il Pescara Palena è diventata una seconda casa, anche quest'anno il ritiro nel vostro centro, una grande soddisfazione.
Certamente, una bellissima soddisfazione, è il quinto anno che il Pescara sceglie Palena, Palena accoglie il Pescara, i risultati si vedono, i ragazzi stanno bene, il campo è in ottime condizioni, ci siamo arricchiti di una bella struttura, una palestra che permette a loro di stare al fresco e di fare tutte quelle lavorazioni per prepararsi al meglio per un prossimo campionato di Serie B, speriamo veramente all'altezza. Avevate avuto richieste anche da altre società per poter venire a svolgere il ritiro precampionato qui a Palena, questo proprio a testimonianza delle migliorie che sono state apportate, che sono state apprezzate da diverse società calcistiche? Beh, sicuramente, come ho avuto modo di dire più di una volta, non abbiamo nulla da invidiare al Trentino e ad altre regioni. Noi abbiamo questa fortuna di avere questo campo in erba naturale, abbiamo il fiume a fianco, abbiamo questa bella struttura, ma soprattutto abbiamo avuto tante richieste, tant'è vero che già da marzo col Presidente eravamo d'accordo, ma solo per una settimana di ritiro. Poi il problema di Lucoli ha fatto sì che il ritiro fosse protratto per 2 settimane. Abbiamo richieste fino, e l'utilizzo più che richieste del campo, fino al 13 settembre. Dopo il Pescara arriverà l'Audace Cerignola. Dopo l'Audace Cerignola ci sarà una settimana di riposo al campo, poi ci sarà una squadra di Chieti e poi avremo 2 squadre di Roma. Come vede, diciamo, l'investimento sta dando i frutti che ci si auspicava. Sindaco di Palena farà il tifo per il Pescara anche e ancora di più per la prossima stagione, sperando di portare fortuna come aveva detto prima. Beh, io l'anno scorso ho avuto la fortuna di vedere la partita con Lecce, il Pescara ha giocato veramente alla grande, come ho sempre detto più di una volta, sono un grandissimo tifoso di calcio e del Pescara. E sì, quest'anno vedo dei miglioramenti, vedo tutti i ragazzi giovani con qualche chioccia che sicuramente gli sa dare l'input necessario per fare quel salto di categoria di cui una città come Pescara merita. Adesso scendiamo di categoria, andiamo in Serie C, altro ritorno in casa Teramo, quello di Luca Di Matteo, l'esterno sinistro, torna a vestire la maglia biancorossa dopo i 6 mesi esaltanti del 2015 che consegnarono al diavolo la vittoria del campionato. Sentiamo l'intervista di Ania Cantagalli. Luca torni a vestire una maglia che conosci bene, in un'annata strepitosa che comunque resterà tale, che sensazione hai? Ma sicuramente è una bella sensazione, sono contento di essere tornato perché mi si è prospettato un progetto ambizioso. Ringrazio la società, il presidente, il direttore, il mister, quindi niente, adesso partiamo con entusiasmo e cerchiamo di compattarci, di fare gruppo in ritiro e di lavorare perché in questo momento è la cosa più importante. E cerchi anche un po' di rivalsa personale dopo la passata stagione a Lecce con qualche difficoltà? Ma sicuramente, ma è un capitolo chiuso perché adesso voglio guardare al presente e cercare di far bene qua e dare una mano a tornare al Teramo a rivivere quelle emozioni che ha vissuto in quegli anni passati. Guardando questo stadio che ricordi hai? Mi ricordo questo stadio con 10.000 persone, con l'Ascoli, con la partita in casa, che è stata una festa. Quindi speriamo di ritornare a riportare un po' di entusiasmo e un po' di gente allo stadio. E le prime impressioni, poi ovviamente all'inizio si può dire di tutto, però le prime impressioni che hai conoscendo i nuovi compagni e magari ritrovando anche speranza, quali sono? Ma sicuramente sensazioni positive, già vedo un gruppo di ragazzi che vogliono far bene e molto alla mano, quindi adesso insieme con l'aiuto del mister cercheremo di seguire le indicazioni del mister e creare qualcosa di importante. Guardando gli avversari del girone C? Ma sicuramente io l'ho fatto già con Lecce, è un girone molto difficile, andiamo ad affrontare società molto ambiziose, però noi non dobbiamo avere paura di nessuno e cercheremo di imporre il nostro gioco in qualsiasi campo. È tutto per questa edizione del TG6, grazie per averci seguito, se volete trovate on demand i nostri servizi sul canale YouTube e sul sito www.tv6.it. Io vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi.